E quindi credo che lo Stato italiano, quando va a fare queste ratifiche, deve porre molta attenzione. Proprio per questo noi ci asterremo, per dare un segnale che va bene la collaborazione col Qatar, ma anche il Qatar deve assumere un atteggiamento meno ambiguo, più netto nella lotta al terrorismo internazionale, all'estremismo jihadista e a fenomeni correlati ai primi due problemi. Per questo motivo ci asterremo. Grazie onorevole Picchi. È scritto a parlare il deputato Causin. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Annuncio il voto favorevole di Area Popolare e, se mi consente, consegno l'intervento. Grazie. Grazie onorevole Causin. È scritto a parlare il deputato Archi. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Il gruppo di Forza Italia voterà favorevolmente la ratifica di questo accordo e chiedo anch'io autorizzazione a poter consegnare il testo e l'intervento. Grazie. Bravo. Grazie onorevole Archi. È scritto a parlare la deputata Grande. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla lotta alla criminalità mira a dare regolamentazione giuridica alla collaborazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due paesi preposti alla sua applicazione. Questo testo è evidentemente frutto di un contesto internazionale in cui la sicurezza non è più garantita e le istituzioni e i cittadini ricercano nuove metodologie di collaborazione per il contrasto del crimine organizzato transnazionale e del terrorismo. Il testo del memorandum d'intesa, come specificato nella nota illustrativa redatta dagli uffici della Camera, inizialmente basato su modelli adottati a suo tempo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per analoghe intese bilaterali con i paesi dell'area medio orientale, è stato più volte modificato, risultando peraltro sotto il profilo formale diverso da altri analoghi testi. Negli 11 articoli vengono individuati gli obiettivi della collaborazione, come la lotta alla criminalità, tanto quanto i fini, ovvero il contrastare attraverso la cooperazione di polizia il traffico illegale di armi, l'immigrazione illegale, il terrorismo e altri reati attinenti alla criminalità organizzata. Viene inoltre estesa la collaborazione e la reciproca assistenza per la ricerca di latitanti, lo scambio di informazioni importanti relative ai reati degli stessi, come lo scambio di ricerche e pubblicazioni nei settori rientranti nel memorandum, dei mezzi ed esperienze di formazione del personale di sicurezza e di polizia, dell'assistenza nello sviluppo scientifico e tecnico, delle indagini giudiziarie e delle attrezzature, delle informazioni e degli strumenti legislativi. Vengono anche specificate le motivazioni per cui le richieste di assistenza possono essere rifiutate, mentre l'articolo 7 dispone in materia di segretezza delle informazioni e protezione dei dati personali. Il memorandum, come l'articolo 11, entrerà in vigore alla data dello scambio di documenti di ratifica e avrà durata di 5 anni rinnovabili. Ritenendo fondamentale lo scambio di informazioni e la collaborazione transnazionale, voteremo favorevolmente a questo testo. Grazie onorevole Grande. È scritto a parlare il deputato Fedi. Prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente. L'intesa per la cui ratifica annuncio il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico mira a definire uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia per la repressione dei reati, l'individuazione dei criminali, tutte azioni che richiedono un intervento comune tra le autorità dei due Paesi. Si tratta in sostanza di continuare l'azione di collegamento tra le forze di sicurezza, di polizia e di intelligence in un contesto internazionale che richiede sempre maggiore attenzione, come i fatti di questi giorni ci insegnano in modo drammatico, per il contrasto sia al crimine organizzato transnazionale che al terrorismo. Alle critiche sollevate da alcuni gruppi parlamentari rispondo con un'analisi attenta della situazione del Qatar, un paese che ha senza dubbio avviato una stagione riformista.